chi colpisce in modo particolare queste rigidità? Colpiscono le donne, che sono quelle più penalizzate in assoluto perché hanno meno contributi per poter accedere alla pensione, sono i lavoratori delle piccole e piccolissime imprese e sono poi i lavoratori che sono in condizioni di lavori usuranti, di aspettativa di vita diversa rispetto ad altri lavoratori, per cui bisognerebbe ragionare su una riforma della legge Fornero che toglie queste rigidità, per esempio toglie il fatto che se io non ho un reddito tale che mi consente di poter andare in pensione perché non arrivo ad avere 1,8 del reddito minimo, io posso avere i contributi, posso avere l'età ma non posso andare in pensione. Ma 67 anni per i lavori non usuranti è un'età, diciamo, accettabile? Francamente adesso assistiamo tutti i giorni a una serie di morti sul lavoro, di cui una parte considerevole sono lavoratori in età avanzata che stanno sulle impalcature. Hanno un'aspettativa di vita più bassa, bisognerebbe mettersi lì e stabilire che chi ha un'aspettativa di vita più bassa, cioè campa di meno, va in pensione prima. Chi campa di più può andare in pensione dopo. E questa è una cosa che il governo non riesce a capire, soltanto perché fa un semplice ragionamento di carattere puramente economico, di stabilità. Però bisogna sapere che se in questo paese non si ritornerà ad avere un lavoro stabile per i giovani e ben retribuito, quei giovani lì non avranno le condizioni di avere una pensione dignitosa. E quando ce l'avranno, magari a 600-700 euro, ce l'avranno a 70 anni. Francamente non mi pare che questa sia una grande prospettiva. Per cui il tema principale sarebbe sviluppare il lavoro, un lavoro stabile, meglio pagato e di conseguenza mandare in pensione chi ha più difficoltà e un'aspettativa di vita più bassa. Questo consentirebbe anche un turnover tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Tutto ciò ieri non è stato possibile discuterlo. Perché un'operazione siffatta, intanto non la fai solo in un anno, la dovresti fare in due manovre almeno di legge di bilancio e in più bisogna mettere al posto di 600 milioni un po' di soldi in più. Poi, sommessamente potrei dire che gli anziani, che così vituperati nella discussione di questo paese in cui sono egoisti, parliamo di persone che all'80% dei 16 milioni di pensionati, l'80% prende dai 1000 euro in giù. Per cui quando si discute dei pensionati italiani bisogna sapere che circa 12 milioni non arrivano a 1000 euro. E per cui quando si dice che sono egoisti, sono ricchi e in più pagano più tasse a parità di reddito del lavoro dipendente perché hanno meno detrazioni. Per queste ragioni ieri non si è potuto proseguire, perché se il tema è quota 102 sappiamo già chi va in pensione, chi può andare in pensione. Sono lavoratori stabili, prevalentemente del nord e del pubblico impiego, non ci saranno donne e saranno attorno a 10-12 mila persone. Francamente non mi pare una grande operazione la manovra.